Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato alla tavola rotonda sul tema doppia preferenza, unica democrazia, organizzata dalla Commissione regionale Pari Opportunità in vista del futuro rinnovo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. A dare il loro contributo alla tavola rotonda erano presenti Gemma Andreini, presidente della Commissione, il professor Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Teramo, Marinella Sclocco, assessore regionale alle Pari Opportunità, Sara Marcozzi, consigliere regionale, e Alessandra Genco, consigliera di parità. Abruzzo, come tantissime altre regioni, che devono mettere in legge elettorale la doppia preferenza. Quindi sia la doppia preferenza, il sottoscritto insieme all'assessore Sclocco e al collega Lucrezio Paolini, abbiamo presentato una legge sulla doppia preferenza, quindi noi siamo favorevolissimi alla doppia preferenza. Oggi però, sapendo che lo scenario politico nazionale ma anche quello regionale è cambiato, probabilmente anche la legge elettorale deve essere ritoccata in qualche aspetto proprio per garantire, come dicevo prima, non solo la rappresentatività territoriale ma anche una stabilità di governo che dia sicurezza soprattutto ai cittadini attraverso un percorso che duri serenamente 5 anni. E devo aprire una parentesi di soddisfazione, perché molti consiglieri stanno anche ieri e oggi firmando questa proposta di legge. Quindi questo ci fa ben sperare che ormai siamo addirittura d'arrivo e che quindi il prossimo consiglio regionale possa approvare questo emendamento e quindi inserire questo altro tassello di democrazia anche nella nostra regione. Purtroppo i partiti non garantiscono il libero accesso delle donne a quella che è la vita politica. Fortunatamente il Movimento 5 Stelle non soffre di questo problema, è la forza politica che ha eletto il numero più alto di donne all'interno del Parlamento sia in questa legislatura che nella legislatura passata, ed è l'unico movimento politico che ha eletto a sindaco delle donne importanti in città importanti come appunto Chiara Appendino a Torino e Virginia Raggi a sindaco di Roma.